Lo scorso anno a Mittelfest la coincidenza di date con l'ingresso della Croazia in Europea, Croazia è felicissima di festeggiare proprio l'ingresso qui a Mittelfest che è un po' il tempio uh, delle, delle culture che si incontrano. Uh, Rossi, uh, è un festival... Che si sta rinnovando di anno in anno, quest'anno sembra appunto un festival molto più sprintoso, ringiovanito, nonostante l'età non proprio più da teenager. Beh, io ho partecipato a Gorizia alla festa dell'ingresso della Slovenia nell'Unione Europea, adesso sì, c'è stata l'adesione della Croazia, sono cose che sembravano impossibili qualche decina di anni fa, tra l'altro abbiamo fatto delle guerre uno contro l'altro no? e quindi vuol dire che la pace in qualche modo è andata avanti, però resta molta strada da fare perché l'Europa sta segnando il passo, l'Europa non solo per la crisi economica che acutizza i problemi, ma proprio per la sua, diciamo, per la sua struttura che sostanzialmente di carattere burocratico, di carattere economicistico, un po' col predominio del sistema delle banche, delle lobby, eccetera, questa Europa lascia a desiderare e, diciamo lascia una disillusione generale e noi dobbiamo sapere dare una risposta a questo. Sì, Siete, che abbiamo avuto con l'apertura che abbiamo visto con i vari interventi è di una Cividale ma non solo molto unita nel quello che si può considerare il gioiello di famiglia, cioè abbiamo visto anche strutture diverse, vedi in so, Banca di Cividale, vedi a Fondazione Krupp, quindi sono strutture diverse, tutte insieme... Per far sì che il festival abbia successo e non è una cosa da poco conto, perché in casa comunque i campanilismi ci sono sempre. Sì, sì. No, è una bellissima osservazione questo perché è vero che eh, si è fatto sistema attorno a questo eh, momento impo importante, intorno a questa struttura, e a questo evento eh, che è strategico dal punto di vista culturale. Dobbiamo dire che la regione si è impegnata in prima persona. Per il rilancio di questo Mittelfest e ha mostrato di, di, credere, di credere che il Mittelfest dovrebbe essere un laboratorio in cui si creano dialoghi, relazioni, rapporti, si scambiano idee, progetti, eccetera, tra il Friuli, la regione e dall'altra parte l'Europa.